Allora, Anna Maria. Buonasera. Siamo venuti per parlare di pesca, sì, di mare. Infatti. Abbiamo trovato una ragazza molto bella con degli occhi legati un po' al mare. A parte questa premessa, ci stiamo seguendo e sappiamo di come stai costruendo una vera e propria carriera artistica. Allora, partiamo, se ti fa piacere raccontarlo brevemente, dal salto che hai fatto da Lauria a Roma, vero? Sì, vabbè, c'è stato anche altre occasioni in cui vi ho raccontato di questa, diciamo, carriera che sto cercando di intraprendere. L'ultima cosa che mi è successa è stato questo nuovo laboratorio RAI, che si chiama RAI Lab, per portare avanti i nuovi talenti, e abbiamo lavorato insieme ad Uno Mattina, RAI Fiction, insomma tutti i settori della RAI. Ecco, allora, com'è questa esperienza? Ti abbiamo visto insieme a dei personaggi molto noti dello spettacolo e si notava anche una tua soddisfazione, una tua felicità? Beh, certo, è una soddisfazione, soprattutto varcare una porta come quella della RAI. È ancora tanto difficile, ma non ci perdiamo d'animo. Dove ti senti più portata? Voglio dire, il fatto che ad un certo punto la tua carriera sta evolvendo in televisione, no? In qualche misura ti ha distratta o ti ha fatto ripensare magari al tuo talento da indirizzare in una direzione? Sì, allora io resto sempre, per sempre legata al teatro, che per me è la mia prima passione, soprattutto alla danza, al teatro puro. Poi mi sono avvicinata, dico per caso, perché è stato proprio per caso questo mio avvicinamento alla televisione, e devo dire che è carino anche quello. Le tue amiche, i tuoi amici di Lauria, ma non solo di Lauria, ti twittano, ti mandano i messaggi, che dicono di questa tua evoluzione? Vabbè, io sto sempre lì a farli vedere cosa faccio e sono contenti e sono felici. Mi dicono che sono un po' strana, però forse perché questo mondo è un po' particolare e solo chi lo vive può capirlo. Cioè, siamo quasi alla fine del 2012 da giudicare positivamente per la tua... Lavorativamente sì. Beh sì, sono stata 5 mesi in RAI e sono felice così, spero di ritornarci presto. Guardando al 2013 invece? Non lo so, per prima cosa faccio una pubblicità il 5 gennaio all'Automium, c'è uno spettacolo con me nel cast, con altri due attori di Roma, e quindi vi aspetto lì all'Automium, e dopodiché spero tanto teatro e anche TV, speriamo di fare quel salto. Per quanto riguarda il teatro, sei incamminata, sei in una compagnia? Sì, dipende, lavoro con varie compagnie romane e non. In qualche misura stai ripercorrendo, chiaramente con le dovute differenze, magari anche, se non altro, anche perché magari lui è uomo, tu sei donna, non so, ecco, magari ci possono essere delle problematiche anche in questo senso. Ti senti un po' di ripercorrere un po' l'esperienza di Rocco Papaleo? Ma io lo spero, cioè, magari vorrei mettere una firma ora per fare la stessa carriera di Rocco. E... hai fatto anche una cosa, se non... Sì, un corto, sì. Infatti io spero tanto di poterci rilavorare presto e niente, ma sicuramente la gavetta è quella, sono quelle le tappe che bisogna seguire, tanto studio, tanta fortuna, secondo me ci vuole tanta fortuna ormai in questo momento dell'Italia. Ascolta, Lauria, così come nei paesi dell'area vi sono delle compagnie teatrali, vi sono ad esempio delle qualificate scuole di musica, di danza, sì. Ecco, e ci sono ovviamente tanti giovani che seguono questi corsi. Cosa diresti a questi ragazzi? È una domanda che magari chissà, sì, quante volte hai... No, io ci tengo tanto a questa domanda, devo dire la verità, perché l'unica cosa che voglio dire è di tentare, perché in un momento come questo per l'Italia, dove ormai è difficile trovare qualsiasi lavoro, è meglio seguire le proprie passioni e non fare qualcosa che non si vuole solo per arrivare a fine mese, tanto ormai non si arriva manco con altro lavoro, quindi... E l'unico consiglio che do è sempre di studiare, perché dobbiamo abbattere questa cosa che si lavora nel mondo dello spettacolo senza studiare. Bisogna studiare, metterci tanta passione e rinunciare a tante cose, tanti sabato e sera a casa. Quindi non è vero che, voglio dire, è questo tipo di, diciamo,
diciamo le aspirazioni artistiche sono semplici, avvengono con facilità. No, magari ci vuole tanto studio, cioè io sono la prima che ero partita da ballerina, poi mi sono ritrovata attrice e conduttrice ora, cioè nel senso si cambia, bisogna essere aperti al cambiamento. Per concludere, quante persone ti dicono sei di Lauria ma conosce Rocco Papagno? Tutti. 99%. E tu che dici? Sì, lo conosco. Magari eccedi pure nella conoscenza. Ma... No, no, vabbè, dico sì, lo conosco, è del mio paese. Spero di lavorarci, questo dico. Tutti. Grazie. Grazie a te.